Eccolo, Sì, io perfetto. adesso sto registrando. Perfetto, benissimo, l'abbiamo trovato. Va bene, allora io direi che se ancora qualcuno chiede di salute e sicurezza, organizzare gli ambienti scolastici e rientro a scuola, programmare il rientro a scuola in sicurezza, abbiamo pensato di offrire liberamente ai dirigenti o ai docenti che venivano delegati la possibilità di partecipare a questo incontro su base regionale. La DISAL, questa associazione di dirigenti scolastici, sta cercando di capire come tutto il mondo della scuola e di vivere al meglio questa dimensione dell'emergenza. E quindi questo è, insieme ad altri webinar nazionali, uno dei punti più sensibili delle problematiche che stanno vivendo i dirigenti in servizio. Io sono un dirigente in quiescenza, ma partecipo con tutto il cuore alle vicende della scuola. Non perderei altro tempo, darei la parola a Silvia Petricci, dirigente della Majorana di Torino, e Elena Cappai, dirigente dell'Istituto Comprensivo Pertini, la possibilità di far vedere tutte queste le slide che hanno predisposto e di sviluppare i temi in argomento. Ci sarà poi lo spazio per fare domande e per ricordare alcuni altri appuntamenti che penso che possano essere graditi e utili al mondo della scuola, in particolare ai dirigenti. A Sì, Silvia una nota tecnica, Petricci. scusa Bruno, prima di Prego. partire, per cortesia, colleghi, togliete l'audio in modo che non ci siano dei ritorni, a meno di Silvia, di Bruno e dell'altra professoressa relatrice. Per cortesia, se chiudete l'audio è meglio. Grazie. Poi lo apriremo alla fine quando dobbiamo fare le domande. Grazie a te, Silvia. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Con tanti ci conosciamo, io sono preside dell'Istituto Superiore Majorana di Torino e con Elena, compagna di avventura in questo mestiere, vorremmo, come dire, offrire la nostra esperienza in questo aspetto che è appunto il rientro a scuola a settembre. Devo dire che io mi sono imbattuta in questa tematica in modo, diciamo, casuale, anche se niente avviene per caso. E un incontro per contattare un formatore sulla valutazione della didattica a distanza, mi sono anche accorta che lui era particolarmente toccato dalla questione del Covid, in quanto abita nella zona di Bergamo, e quindi mi ha come interpellato, dice: "Ma lei sta già pensando come rientrare?" E io ho detto: "Oh, no, cioè sì, però non così, cioè sono così presa da tutta l'urgenza che c'è adesso che questa cosa qui dice: ma guardi che queste cose qui bisogna cominciare a pensarci." E allora ho condiviso con Elena, con la quale appunto stiamo organizzando la formazione per l'ambito territoriale, e quindi abbiamo fatto dei passi insieme. Ecco, io mi faccio guidare dalle slide e sarà un po' un intervento a due voci. Sono partita dalle domande che erano contenute all'interno del volantino d'invito, che sono quelle che forse tutti noi abbiamo in questo momento, cioè come dobbiamo approcciare appunto questa questione di gestire il rischio che ci sarà nel riaprire le scuole. E poi a quali obblighi dobbiamo comunque che quali obblighi dobbiamo rispettare?
che cosa succederà all'interno delle nostre scuole, che come si dovrà modificare la gestione all'interno delle scuole del rischio e della sicurezza, e questo cosa, che impatto avrà sulle persone che vivono all'interno della scuola. L'immagine che ho messo qui di questi pezzi di puzzle volevano rappresentare non solo la quantità di questioni che sono in gioco, ma messi in questo modo volevano anche rappresentare il fatto che necessitano di essere affrontati, ma anche di essere ordinati. E il fatto di ordinarle io lo vedo come proprio il compito proprio del dirigente scolastico, no? Che è forse l'unico che è chiamato ad avere in mente tutti i fattori che sono in campo, e quindi tutti, come se tutti quei pezzettini si riordinassero e lui riuscisse a tenere il filo della questione. Certamente abbiamo a che fare con un sacco di interlocutori fisici o comunque anche di questioni. Io ho provato a metterne un po', che sono il mondo della scienza. Tutti i giorni sentiamo dei pareri riguardo a come sarà questa epidemia, come non sarà. Gli aspetti tecnici probabilmente avete visto in questi giorni i vari documenti riguardo le questioni tecniche. In particolare c'è un documento interessantissimo che è stato dato da un'equipe di esperti dal Politecnico di Torino. Sicuramente tutti gli aspetti politici che riguardano ci troviamo anche adesso nelle questioni di come ricominceremo l'anno scolastico, di come potremo gestire la questione dei recuperi. Io penso nella scuola secondaria di secondo grado, insomma, gli aspetti organizzativi sono quelli che spettano proprio a noi, ma anche gli aspetti psicologici ed emotivi, perché noi non siamo in una guerra, però gli effetti già si vedono, no? Anche su alcuni docenti può accadere, su di noi stessi, sui nostri studenti, nelle famiglie, quello che noi ritroveremo. Insomma, tutta la comunità scolastica anche che ci sta chiedendo che cosa sarà. Io, pensando a questo, ho vissuto dei momenti di grande preoccupazione, ma ho capito che la prima cosa da fare per vincere questa preoccupazione è di cominciare a metterci mano. E nel metterci mano ho anche capito una cosa, che la questione della sicurezza è una questione importante, ma se posso pensare a una immagine, cornice, io mi sono immaginata un quadro con una cornice che sono, come dire, dei paletti, insomma, la cornice entro cui stare. Ma che questa cornice in qualche modo, l'importante è quello che c'è dentro. E questo qui è, secondo me, il cuore, è il fatto che se le misure di distanziamento, le misure con i dispositivi di protezione, sono in fondo delle misure che qualsiasi luogo di lavoro è chiamato ad avere, la peculiarità è che appunto la scuola è la scuola, e quindi il cuore della scuola, e quindi l'idea di scuola, è che lì ci sono degli studenti, delle persone, e che lì dentro si fa la didattica. Mi sembra che la didattica sia veramente il centro della questione. Lo sento come un pericolo, perché noi siamo comunque chiamati a gestire una situazione che è comunque pericolosa. Volevo anche dirvi una cosa, che comunque il rischio zero non esiste. Il rischio zero, noi possiamo tendere allo zero, ma il rischio zero non esiste. E quello che sta a noi è abbassare la probabilità che ci siano delle situazioni rischiose, e questo sta nella nostra gestione.
devo andare avanti e lascio un attimo la parola a questo punto ad Elena. Allora, buongiorno a tutti. Mi presento anch'io, insomma, sono Elena Cappai e dirigo l'Istituto Comprensivo Pertini di Torino. Nel condividere con Silvia queste riflessioni che lei adesso ci ha raccontato, ci siamo accorte, parto da una piccola nota insomma personale, ci siamo accorte che stavamo guardando la costruzione della cornice di questo quadro con due sguardi completamente differenti, ma volti, come dire, a un'idea di scuola molto simile. Noi arriviamo da percorsi di formazione personale molto diversi, lavoriamo in ordini di scuola differenti, abbiamo, come vedrete tra poco, una forma mentis, un modo di raccontare le cose molto differente, ma stiamo pensando alla stessa cosa. E questo ci ha portato a come dire, immaginare che attraverso, qui di nuovo, non, giuro non ci siamo messe d'accordo, però l'immagine dei pezzi del puzzle che in qualche modo accompagnati da delle persone prendono una forma e ogni persona insomma, ha il suo colore, il suo cappellino, quindi porta la sua sguardo, ci sembrano la direzione in cui guardare questa grande complessità e anche questo approccio. Siamo partite da una esperienza concreta di condivisione organizzativa, no? Siamo partite dall'organizzare tutte cose diverse, cioè delle occasioni di formazione, per poi trovarci a provare a modellizzare quella che potrà essere nella nostra fantasia una scuola che riapre. Come tutti quanti non abbiamo elementi, ma ci siamo dette quali sono gli elementi di cui dovremo tener conto e in che modo guardarli e metterli a sistema. Perché gli autorevoli studi, insomma tutto quello che noi stiamo osservando e leggendo, ha una parte di assoluta affermazione di principi che sono generali e dovranno essere il cappello di tutti, per cui, che ne so, i quadri dovranno avere una cornice di quella forma. Ma il disegno del singolo quadro dovrà essere differente e ciascuno di noi avrà la necessità di osservare alcuni aspetti specifici nella propria scuola e nella propria realtà. E quindi abbiamo provato a immaginare come fare, no? Ci siamo sedute a tavolino, virtualmente purtroppo, pensando che cosa guardiamo, no? Quali sono le cose che osserviamo. E una delle cose da cui siamo partiti è questa, è l'ultima frase di questa slide, che ci sono due sguardi. Uno sguardo necessario e imprescindibile, che è quello di ciascuna scuola che guarda se stessa, perché non esisterà il modello uguale per tutti. Ieri io ho avuto la fortuna di partecipare a uno degli incontri di esplosione concreta di questo tavolo di lavoro delle scuole beta tester, quello a valle dello studio del Politecnico, e quello che i colleghi che si stanno impegnando in maniera più puntuale su questa sperimentazione sulle loro scuole hanno portato sono stati degli scenari diversissimi. Scenari che avevano a che fare con l'aspetto specifico di quelle scuole, le loro strutture, l'età degli studenti, il tipo di attività, cose che ad alcuni di noi magari non vengono in mente. Per esempio un collega faceva tutto l'esempio delle norme di sicurezza nella serra. Ora io che dirigo un comprensivo alla serra proprio non avevo pensato, no? Ma questo non vuol dire che il ragionamento che sta dietro e le cose da osservare non possano essere comuni. Quindi uno sguardo di approfondimento dentro la scuola e il non dimenticarci, soprattutto in un momento in cui stiamo affrontando una dimensione, un paradigma che è nuovo per tutti, di mantenere uno sguardo di confronto e di apertura fra le scuole. Cioè se nella nostra esperienza, che vogliamo condividere quest'oggi, c'è il fatto che anche il confronto fra le modalità e le scelte fra scuole molto diverse in realtà possono portare degli stimoli che hanno una ricaduta interna importante. Quindi questo giusto per contribuire al cappello portando il mio pezzetto di puzzle, ripasso la parola a Silvia. Grazie. Allora, come abbiamo cominciato? Adesso entriamo un po' proprio nello specifico, no? Del cose. Innanzitutto, cose di questo genere devono essere tenute, ordinate, tenute insieme dal dirigente scolastico, ma
deve essere, come spesso accade, condiviso con alcuni, per quello specifico del lavoro che da una ventina di giorni è iniziato nella mia scuola su questo tema e che ha avuto inizio con il pensare con chi condividere in base a ciascuna specificità questo argomento. Per cui si è creato chiamiamolo un comitato di scuola, formato da varie figure, come il dirigente scolastico che sarei io, ma l'RSPP è il medico competente. Poi c'è il presidente del consiglio d'istituto, io sono una secondaria di secondo grado, quindi studenti del consiglio d'istituto, naturalmente dei docenti e dello staff, visto che ci possono essere anche questioni riguardanti la privacy, anche il DPO, e il responsabile dei lavoratori della sicurezza. Adesso questo, naturalmente, che vi dico, è assolutamente un work in progress, quindi questi sono, come dire, i primi passi. Ciò non significa che si potranno aggiungere delle altre persone, ma penso che la cosa importante sia condividere con persone che possono avere anche delle competenze, perché il dirigente scolastico non è detto, anzi è probabile che non le abbia su tutto, no? Però questo lavoro insieme, penso che senza l'RSPP e il medico competente, evidentemente tutta la parte che riguarda la gestione della sicurezza sarebbe impensabile, ma come sarebbe impensabile poter pensare ad organizzare la didattica in questa condizione se non ci fossero i docenti, e così come la funzione del presidente del consiglio d'istituto, che in qualche modo può appunto rappresentare le famiglie. Stiamo vedendo in questo periodo di didattica a distanza quanto il rapporto con le famiglie stia veramente cambiando, e in meglio, no? Perché è come se, avendo questa didattica in casa, anche le famiglie si stessero accorgendo di tutto il valore che comunque la scuola porta, no? Per venire ancora a approfondire un attimo la questione, io dico che una volta che abbiamo individuato il comitato di scuola, però non si lavora sempre insieme. Il primo affronto della questione io l'ho posto con dei docenti i più prossimi. E come primo, proprio come metodo, abbiamo individuato delle dimensioni da andare ad analizzare, delle macro dimensioni, e noi avremmo individuato tra le varie dimensioni, perché il problema è grande, quindi può essere utile scomporre in aspetti più piccoli, che noi abbiamo chiamato dimensioni, piccoli per modo di dire. E ne abbiamo individuate 5: la dimensione organizzativo-logistica, la dimensione tecnologica, quella didattico-educativa, quella emotiva e quella del supporto alle persone in condizioni di fragilità. Il metodo che noi abbiamo utilizzato in pratica è quello di passare, come dire, dal macro al micro, quindi di rendere ogni aspetto, a partire da queste dimensioni, sempre più, come dire, come se con una lente di ingrandimento andassimo a vedere sempre più nel particolare. Con quale metodo? Con il solito metodo, no? Che è quello della, diciamo, il metodo un po' ciclico, no? Che si usa sempre, cioè che si parte dall'analisi, dove tutto dall'analisi in pratica è quando abbiamo esplicitato e chiarito tutti gli aspetti. Diciamo che il primo punto dell'analisi è stato quando noi abbiamo individuato le dimensioni di cui vi ho parlato prima, no? E questo qui l'ho fatto con lo staff. In secondo
step può essere quello della progettazione, no? La progettazione o comunque anche, diciamo, l'idea dello strumento che si poteva utilizzare per, come dire, fissare i punti che si ritenevano più importanti e quindi da approfondire. Diciamo che nella progettazione abbiamo scomposto ulteriormente le dimensioni che avevamo individuato. Lo sviluppo significa che ciascuno di questi aspetti va descritto in modo non sintetico, ma in modo più approfondito, dando anche non solo la descrizione nello sviluppo di ciascun tema, ma anche creando i collegamenti e soprattutto anche dandosi dei tempi, quindi una tempistica in cui svolgere le date ciascuna parte. L'implementazione è una fase in cui si mette poi, si applica nel concreto, si adatta al contesto reale, si adatta al contesto reale quanto si è sviluppato. E la valutazione significa dare la possibilità di ricominciare eventualmente da capo quando si valuta la qualità di tutti gli aspetti, che essenzialmente potrebbero essere la qualità della didattica, la qualità tecnologica e la quantità e la qualità della gestione. Cambio. Vorrei ancora, prima di passare la parola a Elena, volevo poi andare quindi nel concreto e dire che strumento noi abbiamo utilizzato. Noi abbiamo utilizzato uno strumento che è un po', come dire, che ha è una matrice in pratica. Una matrice è una, che adesso vi farò vedere, è una, diciamo, una tabella che mette però in correlazione alcune parti che sono le attività del progetto, le fasi del progetto e soprattutto anche gli attori che sono coinvolti. Questa è una cosa molto importante perché quando il progetto è ampio è opportuno che ciascuno sappia chi è che si occupa di quella parte e che questo possa essere anche noto a tutti. Come si svolge la costruzione di questa matrice? Le attività iniziali vengono scomposte, no? Le attività vengono scomposte in problemi sempre più piccoli e ciascuno di questi problemi più piccoli viene a sua volta descritto nella parte che riguarda lo sviluppo. Io adesso vorrei farvi vedere un attimo questa matrice perché così... forse. Chiedo scusa. Scappata. Chiedo scusa. Posso aiutarti? No, ce l'ho. Ok. Aspetta. Si vede? Eccolo. Si vede? Sì. Allora, io ci tenevo a, cioè sembra un po' spaventosa vederla così perché uno non conoscendola, però il vantaggio di questa matrice è di poter, come dire, descrivere a partire dalle dimensioni
anche le fasi successive. Io in questa matrice sono arrivata all'analisi e alla progettazione soltanto. Lo sviluppo, l'implementazione, la valutazione, siamo un work in progress, quindi io non ce l'ho ancora, però non è presente qui, forse non è neanche opportuno tenerla. Come vedete ci sono in verticale, ci sono le varie dimensioni, quindi quella organizzativo-logistica, quella tecnologica, quella didattico-educativa, la dimensione emotiva e le gestioni delle situazioni di fragilità. Quindi diciamo che io qui ho individuato tutte le dimensioni. In orizzontale sono le varie fasi del progetto, cioè la fase di analisi e successivamente. In fondo, in questa parte finale, come vedete, ci sono le persone implicate ed è possibile indicare con un simbolo, che qui adesso è semplicemente una X, ma questo simbolo può anche diventare un simbolo più preciso, nel senso di chi, non lo so, esegue e chi decide, oppure anche i vari incarichi, diciamo, delle varie persone coinvolte, no? Per esempio il presidente del consiglio d'istituto, evidentemente non mettiamo a fare nulla, però può essere, fa parte poi della consultazione, no? Della comunicazione. Allora, volevo entrare con voi solo per farvi capire come abbiamo agito. Allora, della dimensione organizzativo-logistica, ci siamo detti che a grandi linee si poteva pensare dividerla in gestione della sicurezza e quindi andare ad analizzare il comportamento e le modalità di lavoro e la gestione delle situazioni di emergenza e di primo soccorso. Noi l'abbiamo come grandi categorie così, cioè vedete che la gestione della sicurezza poi successivamente è stata scomposta in due parti più piccole. Gli spazi a disposizione. Ecco, gli spazi a disposizione sono secondo spazi a disposizione per gli studenti, gli spazi a disposizione per il personale ATA, per il personale docente, e poi ci sono degli spazi a disposizione che sono i luoghi di transito, gli spazi comuni. Successivamente, sempre nella questione organizzativo-logistica, noi abbiamo individuato la questione degli ingressi e delle uscite. E non solo però come ingressi e uscite da un punto di vista di struttura, cioè escono dall'ingresso principale, da dove escono, uscite di sicurezza o meno, ma anche gli ingressi e le uscite e quindi dei comportamenti delle persone durante gli ingressi e le uscite e non solo durante gli ingressi e le uscite, perché vedete che ingressi e uscite e poi siamo andati più nel particolare, quindi individuazione di possibili ingressi ed uscite, controlli da effettuare negli ingressi e nelle uscite, ingressi e usciti, quindi il movimento delle persone all'interno e il movimento delle persone all'esterno. Orario di lavoro e orario di apertura della scuola e con i vari sottotitoli. Vado ancora in basso. Per quanto riguarda la questione tecnologica, abbiamo pensato che fosse importante capire sulle dotazioni tecnologiche, la connessione, come si fosse messi. Ma questo aspetto tecnologico doveva riguardare le persone, ma anche gli spazi e le attrezzature. Quindi vedete che la questione delle dotazioni tecnologiche e della connessione sono state a loro volta scomposte in due aspetti, in due sotto aspetti. Per quanto riguarda la questione didattico-educativa, qui ho un punto che secondo me è importante, che è quello che noi non è che andiamo a settembre senza che nulla sia accaduto in questo periodo, anzi abbiamo pensato che
quello che abbiamo dovuto fare da marzo fino alla fine dell'anno potesse essere dare un validissimo contributo per la progettazione, la pianificazione del nostro rientro. E quindi abbiamo immaginato che prima di trattare la questione didattico-educativa sul come sarà, abbiamo pensato che fosse importante fare un monitoraggio sull'esperienza fatta da marzo a giugno su questa didattica a distanza. Questo monitoraggio per gli studenti, per i docenti e anche per le famiglie. Dopodiché c'è ovviamente la questione del cuore, come fare la didattica, che sarà evidentemente una didattica mista, quindi un po' in presenza e un po' a distanza. E quindi come organizzare le attività didattiche, sto andando giù, e come le nuove metodologie didattiche possono, essere adoperate nella didattica mista. Questo aspetto anche nella questione didattica educativa era importante, quello della priorità. Dico sempre che una volta che io so che in quella classe posso metterci 10 studenti e questa informazione la posso facilmente dedurre facendo un calcolo, date le dimensioni dell'aula, il cuore della questione è chi ci metto. Cioè, ma dei 10, chi è che ci metto? Cioè, quali sono le priorità? Queste evidentemente sono delle scelte che si devono fare e non di poco conto. Nelle priorità le abbiamo immaginato non solo delle priorità, valide sempre, ma abbiamo anche immaginato che vari scenari e vari momenti. Cioè, nel mese di settembre le priorità saranno diverse che nei mesi successivi. Questa cosa qui mi permetto di dirla un pochettino più andare un pochino più nel dettaglio, perché mi sta particolarmente a cuore. Allora, innanzitutto potrebbero esserci anche due scenari. Che lo scenario 1, che la situazione epidemiologica è stabile, come se fosse adesso. E poi lo scenario 2, che ci siamo immaginati che possa essere migliore, cioè quello peggiore non ci è piaciuto prenderlo tanto in considerazione. Però pur nella situazione epidemiologica stabile, bisogna comunque scegliere le priorità, perché nella fase 1... per esempio settembre, noi avremo tutto un aspetto di modalità per il recupero, va bene, prima dell'inizio della scuola, ma poi all'inizio della scuola chi facciamo venire all'inizio? Cioè le prime, forse ci stiamo chiedendo, potrebbero aver bisogno di essere presenti a scuola più che le altre classi. Perché? Perché all'inizio forse bisogna creare il gruppo. Le persone che presentano delle fragilità magari devono avere anche all'inizio a settembre delle priorità. Invece la fase 2, che noi ci siamo immaginati da ottobre, novembre in poi, in questa fase 2 noi ci siamo un po' dati l'idea di garantire la didattica in presenza a distanza in modo piuttosto uniforme, omogeneo su tutte le classi. Vabbè, poi c'è la questione della valutazione. Come non mai credo che la questione della valutazione in questo periodo di didattica a distanza ci possa aiutare a inserire quegli aspetti delle competenze non cognitive, cioè quelle di cui prima Ezio Delfino parlava come aspetti della valutazione quasi preponderanti, no? Rispetto alle competenze disciplinari, e quindi anche questo, quindi come, no? Come andarla a valutare, tenerla in conto, e quindi anche questi aspetti fanno parte del pensiero per il rientro. La questione invece emotiva l'abbiamo, declinata nella necessità comunque di
avere, mantenere un senso di appartenenza alla comunità educativa. Quindi immaginare come con questa modalità possa essere possibile mantenere questo senso di appartenenza, non so, magari facendo un progetto collaborativo di istituto, creando degli eventi, non sappiamo. La questione emotiva è come le famiglie possano percepire questo, questa nuova organizzazione, anche alla luce di quanto hanno vissuto da marzo ad adesso. La formazione dei docenti sull'aspetto emotivo. Abbiamo fatto già adesso una formazione per i docenti come supporto per gli studenti a, a stare in questo periodo di difficoltà. Lo sportello psicologico che tutte le scuole più o meno hanno, anche qui crediamo che sia importante vedere quello, registrare e monitorare quello che è successo quest'anno, perché di fatto lo sportello psicologico nella nostra scuola, per esempio, è tuttora funzionante anche in questa modalità a distanza. E l'ultima dimensione, la gestione delle situazioni di fragilità, sono state individuate intanto come un monitoraggio sul disagio dei nuovi iscritti e le famiglie, cioè sapere chi verrà da noi, valutare come può essere la didattica per i più deboli e la tecnologia per gli studenti disabili e con maggiori fragilità. Adesso io non voglio tediarvi, però una volta aver individuato a grandi linee ogni dimensione, averla suddivisa, poi si è andato sempre più nel dettaglio. Prendo per esempio la questione degli spazi a disposizione. Allora, se io so che devo lavorare sugli spazi a disposizione e magari gli spazi a disposizione degli studenti, allora provo ad elencarli, che possono essere le aule, le palestre, le biblioteche, dei macro spazi da individuare all'interno della scuola dove magari potrebbe essere così possibile ospitare talvolta delle classi intere. Non è detto che debbano essercene sempre gruppi di classi, ma potrebbe anche essere possibile individuare dei macro spazi. Gli spazi esterni, perché almeno all'inizio, nel mese di settembre e di ottobre, sarebbe possibile anche poter fare delle lezioni laddove le scuole ci consentano di avere degli spazi esterni e anche spazi da chiedere al territorio. Noi abbiamo delle case di quartiere, la Cascina Roccafranca, abbiamo dei luoghi che hanno dei luoghi a cui stiamo pensando di chiedere se è possibile avere accesso. Cosa fare di tutti questi, di questi luoghi? E beh, di questi luoghi si deve fare un po' un lavoro, come dire, ingegneristico, no? Cioè bisogna valutare le dimensioni e in base a dei layout possibili che sono indicati nel documento del Politecnico, arrivare a dire quanti studenti ci possono stare dentro una classe e anche capire come deve essere organizzato non solo il momento in cui fanno lezione, ma anche l'ingresso e anche l'uscita. Insomma, è questo qui. Un altro aspetto, poi mi taccio, è l'aspetto invece, questo qui, del monitoraggio. L'aspetto del monitoraggio, scusate, ecco qua. Per esempio, sulle dotazioni tecnologiche, riteniamo che sia molto importante chiedere ai futuri studenti delle classi prime che noi non conosciamo come sono quelle dotazioni tecnologiche, ma oltre a questo, questi monitoraggi potrebbero essere delle occasioni, delle ottime occasioni per chiedere tanti aspetti, tipo avere delle indicazioni su come è andata la didattica a distanza, cioè se è stata fatta nelle scuole da dove provengono, ma anche per i nostri studenti, monitoraggio su studenti della scuola, no? Chiedere anche per esempio quali sono quelle attività che si sono svolte a distanza
che potrebbero essere mantenute e svolte a distanza. Questo ci darebbe sicuramente delle indicazioni preziose nel momento in cui dovremo definire le attività didattiche, quali sono quelle che hanno funzionato anche a distanza. E quindi il momento adesso, prima di cominciare, sfruttare l'esperienza fatta, riteniamo possa essere una cosa utilissima. Scusatemi, passo la parola ad Elena. Grazie Silvia. Prima di andare a illustrare l'altro pezzetto del modello, colgo una tua sollecitazione e la lancio qua, è un po' fuori dal coro ma abbiate pazienza, e cioè forse potrebbe essere una buona occasione questa per istituire un passaggio formale di costruzione di schede di raccordo tra il primo e il secondo ciclo. No, a me piacerebbe tanto ricevere una, come dire, come in realtà nei passaggi all'interno del primo ciclo è un po' più comune, come dire, una richiesta di informazioni, in questo caso tecniche legate a questo, ma anche più didattiche, per poter raccontare in qualche modo gli studenti ai docenti che li accoglieranno. Ma non è questo il nostro argomento. Allora, abbiamo cominciato con Silvia a lavorare su questo modello che lei ha impostato e illustrato molto bene. E io ho, come dire, a un certo punto, se avete visto, ogni tanto c'erano delle scritte in blu che non erano proprio attinenti alla matrice. Questo perché io, che ragiono in modo differente, ho fatto fatica a inserirmi immediatamente all'interno di quella tabella di progettazione. E mi sono detta che mi sarebbe stato utile provare a montare un modello parallelo nel quale aiutarmi a discernere quali elementi inserire nella matrice, anche in considerazione del fatto che, lavorando in un comprensivo, mi trovo a dover fare lo stesso ragionamento per tre ordini di scuola con caratteristiche architettoniche, con necessità degli studenti, in alcuni casi molto diverse fra loro, quindi facevo fatica a tenere tutti quanti i livelli. Per cui ho ragionato costruendo un modello differente, che non è distante, ma che è per me un passaggio preliminare per arrivare a poter scrivere in una matrice analitica, che adesso vi faccio vedere. Allora, non era costruito per una proiezione, per cui ve lo faccio vedere prima tutto intero, che non si capisce, e poi lo analizzo un pezzo alla volta. Allora, vediamo se riesco. Ok. Dunque. Allora, il modello totale è questa cosa qua, che adesso non si vede. No, non si vede, va bene, molto bene. Eccolo qua. Tutto intero è fatto così, ovviamente non si legge, per darvi l'idea della progressione e della complessità. Ma adesso vi faccio vedere come ho cominciato a ragionare. Ok, forse un po' di più. No, meno. Allora, sono partita dal chiedermi che cosa succede a settembre. Sono partita da qua, in base a elementi e disposizioni sanitarie normative, mi sono chiesta, devo partire da questo? Ricordatevi la domanda che prima con Silvia abbiamo deciso di non farci. Io ho ritenuto necessario ipotizzarla perché, per esempio, io non lo so se torneranno i bambini della scuola materna, se potrò inserire i treenni, non lo so. E quindi, come dire, voglio avere un briciolino piccolo residuale del mio pensiero su questo. A questo punto mi dico, se la risposta è no, mi sposto sulla sinistra, adesso riuscirò a governare questa percentuale di visualizzazione in maniera un po' più ottimale. Voi abbiate pazienza. Vabbè. Allora, mi sposto. E allora mi sposto verso sinistra e mi dico che allora la modalità a distanza diventa stabile e strutturale, cioè esco dal modello di emergenza. E qui, come dire, parte una parte di diagramma semplice e poco approfondito, perché davvero spero che di non dovermene occupare, in cui inserisco solo alcuni degli elementi, cioè che formazione mi servirà per renderla stabile e strutturale, quali fondi avrò bisogno per sostenerla, che tipo di organizzazione degli spazi e in che modo questa didattica in termini di progettazione, di metodi, tempi, dispositivi e valutazione dovrà operare. Ma questi sono elementi che sono alimentati da un tema di organizzazione del lavoro che adesso in qualche modo per l'emergenza è stato in parte bypassato. Io
non mi sono opposta al problema di quante ore di didattica facciano gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, perché non gli sto chiedendo di fare lo stesso ora di didattica frontale in modalità a distanza per tutta una serie di ragioni. Detto questo, nel momento in cui diventasse una modalità stabile, quel tema di organizzazione del lavoro diventerebbe, come dire, un tema da affrontare fuori dall'emergenza. Questo collegato ovviamente ad aspetti giuridici e contrattuali e a un cambiamento anche delle condizioni di lavoro e una revisione del documento di valutazione dei rischi. Molto banalmente io ho mandato a tutti quanti la scheda, come dire, inserita nel mio DVR, che normalmente usano i videoterminalisti, quindi gli assistenti amministrativi, e i docenti si sono messi tutti a ridere, mi hanno detto che cosa inutile e formale, salvo poi dopo 2 settimane raccontarmi che erano molto molto affaticati dallo stare molto al computer, cosa che condivido anch'io, e quindi mi dico se questo diventa un modello stabile o un modello che occupa una parte sostanziale del lavoro dell'insegnante, forse è un tema di cui ci dobbiamo occupare. Detto questo, però, come dire, mi interessa e ho lavorato di più per sviluppare nella parte destra, per poter integrare e entrare nel modello che ha proposto Silvia, che poi mi serve per andare ad una analisi fine, analitica e anche di attori rispetto a quello che devo fare. Mi sono detta, non è vero, a scuola in presenza si torna. Non so quanti, ma un po' si torna, no? Un po' si torna. E quindi di nuovo ci sono degli elementi stabili, no? Che poi vedremo come scorporati, che sono quelli che dicevo dell'organizzazione del lavoro che mi devo porre, perché tutti questi temi del dove stai, come ti muovi, come arrivi a scuola, che flussi utilizzi, quante ore di lavoro fai in una modalità o nell'altra, richiedono dei cambiamenti organizzativi importanti. Anche io desidero immaginare di portare la scuola in altri luoghi. Ci sono dei luoghi che mi serviranno e che desidero chiedere al territorio per poter andarci a fare scuola, con anche un significato appunto di integrazione territoriale e di ampliamento del senso di comunità educante, ma non è ovvio poter organizzare il lavoro in quelle sedi lì, perché per esempio devo mandare il bidello a pulire in parrocchia piuttosto che in piazza o dove altro decido di andare. E anche questo con tutto l'aspetto giuridico e contrattuale e di cambiamento delle condizioni di lavoro. Qua il colore, questo giallino, era un po' per andare ad approfondire quelli che sono gli aspetti che poi facilmente si ritrovano nella matrice che ha portato Silvia e che hanno sempre a che fare però con l'argomento della didattica. Allora mi sono detta che cosa dovrò osservare. Intanto dovrò osservare, questi non sono in un ordine, come dire, temporale, no? Li leggo perché ho bisogno di leggerli in fila, ma in realtà viaggiano tutti quanti in parallelo. Dovrò capire quali, quelli che adesso questa parola che è entrata nel nostro lessico quotidiano, quelli che potranno essere gli assembramenti, cioè quante persone io posso mettere insieme. E questo cambia moltissimo rispetto ai modelli e agli spazi che posso utilizzare. Io ho sentito e letto di proposte che vanno da distanziamenti di 1,5 metri a distanziamenti di 3 metri, che per me cambiano moltissimo rispetto a quello che io posso fare. E cambiano in tema, per quanto mi riguarda, rispetto all'età degli studenti, perché non è lo stesso avere 7-8 bambini distanziati di 3 anni o 7-8 ragazzi di terza media, e in mezzo tutto quello che ci può essere. A fronte di questo vorrò ragionare sulla numerosità dei gruppi che costituiscono le due modalità di erogazione del servizio, cioè la didattica in presenza e la didattica a distanza. Quanti insieme e qui con quali vado avanti nel ragionamento, con quali modalità, con quali strumenti, con quali risorse, in quali spazi. Definito, come dire, che utilizzerò, immaginiamo, un assembramento di gruppi di 8-10 studenti, io devo immaginare di portarli, restiamo per adesso dentro la scuola, evito in questo momento le mie fantasie di occupazione del suolo pubblico per andare a fare lezione al parco, ma immagino i flussi. Allora, questi sono ragazzi piccoli, tranne le medie, sono ragazzi che vengono accompagnati, quindi io comincio a pensare ai flussi all'esterno dell'edificio, che potrebbero non essere un mio problema, ma forse potrei tenerlo in considerazione. Ieri guardavo uno di quei video molto carini dei bimbi cinesi che adesso rientrano a scuola ordinatamente, tutti in fila senza nessun genitore che gli dà il bacino prima di entrare e che si avviano educatamente a fare l'inchino a chi li accoglie alla porta,
e mi sono fatta la fantasia che nel nostro modello insomma mediterraneo e più caloroso sarà difficile per me disciplinare, per esempio in via Montevideo, 650 studenti. No, tutti no, facciamo 300, che vengono a scuola con la nonna, con papà e mamma al mattino mentre devono scappare per andare a lavorare o a portare l'altro fratellino alla scuola materna, immaginando un'entrata così come ordinata. Ora, forse anche voi avete visto le vignette o i video che girano in cui si immaginano le cose scaglionate che durano giornate intere. Certo, quello è un modo per un po' per irridere, no? Un paradosso, ma noi questo aspetto lo voglio tenere presente. Per cui anche i flussi esterni mi interessano, perché l'ingresso e l'uscita mi faccio la fantasia di come potrò normarli, passando da quali parti, con chi sorveglia all'interno e da lì a scendere. E poi ci sono i flussi interni dell'edificio. In questi giorni, io sono a Torino, la città di Torino sta studiando i modelli per l'estate ragazzi, e mi diceva l'ente gestore, che dovrebbe, se lo apriremo, gestire il centro estivo nel mio istituto, che immaginano gruppi di 8 ragazzi che non si incontrano mai. Ora, io non mi faccio la fantasia a settembre che i miei studenti non si possano incontrare mai, io voglio che si possano almeno salutare nel corridoio, però, come dire, una dinamica dei flussi all'interno voglio poterla immaginare per capire chi fa che cosa. E all'interno dell'edificio, voi sapete, abbiamo sì le aule, ma abbiamo i corridoi, abbiamo i bagni, per esempio, e con i piccoli è proprio un po' difficile dirgli tu puoi fare la pipì dalle 10 alle 10 e mezza e basta, no? Perché, come dire, ci sono delle complessità. Quindi questo è un altro elemento che voglio andare a scardinare, a far diventare piccolo piccolo, per poi metterlo nella matrice. Poi ci sono i tempi. E sui tempi non possiamo lavorare da soli, nel senso che ci sarà certamente bisogno di qualcuno che ci dia un'indicazione rispetto a quanto, in quale percentuale, l'autonomia potrà intervenire nel riorganizzare l'erogazione del servizio in termini, per esempio, di monte ore delle discipline. Perché se è vero che noi possiamo definire, a partire dal monitoraggio delle attività che abbiamo fatto fino adesso, che cosa può continuare a funzionare a distanza e che cosa ha bisogno di essere in presenza per funzionare, è anche vero che funzionare a distanza in questo momento per molte discipline ha voluto dire ridurre il numero di ore di attività e quindi, come dire, tenere insieme i pezzi, così come i tempi di orario di lezione. E poi, definito questo, i turni, quindi chi viene quando, a fare che cosa, in quali spazi. Alla fine, vedete, io sempre lo lascio lì, ci sono, e questo però aspettiamo le linee guida nazionali, quali saranno i dispositivi di protezione individuale che dovremmo fornire o di cui le persone dovranno essere dotate. E qui, se volete, apriamo, infatti vado subito al capitolo sui fondi, sull'approvvigionamento, sul chi deve fare che cosa e, come dire, cosa succede se questi strumenti, questi a un certo punto non ci sono. Tutti questi elementi intervengono su due aspetti, cioè tutti questi sono filtrati dal livello di autonomia degli studenti, quindi dalla loro età, ma non soltanto, pensiamo a tutta l'area della disabilità, perché se sei affaticato e sei anche piccolo, insomma, è più difficile, e dal rapporto docente-studenti. In maniera un po' provocatoria, una persona fuori dalla scuola, però insomma che mi aiuta a riflettere, l'altro giorno mi diceva: ma tu in una stanza con 15 persone adesso ci entreresti? No? Una stanza grande come un'aula con 15 persone ci entreresti? Io non ho risposto e non importa la mia risposta, ma il tema del rapporto anche della presenza e dell'impatto emotivo che questo ha, secondo me dovremmo averlo chiaro, perché noi dovremmo tenere botta su questo aspetto qui. Saremmo dei perfetti organizzatori, ne sono certa, ma avremo certamente tutta la pancia della scuola, che è il... Dimmi, Bruno. Si è bloccata. Sì, mi sono bloccata. No, vai. Ok, no, questa è la giustizia dell'etere, quando parlo troppo si ferma. Dicevo che noi dovremmo occuparci dell'impatto emotivo di tutte queste scelte, cioè tutte quelle che io prima raccontavo sono tutte scelte che avranno un impatto sulla pancia. E di questo noi dovremmo gestirlo, conosciamo bene le pressioni e l'effetto che fa. E poi questo certo ci porterà a organizzare gli spazi. Ora, gli spazi andranno suddivisi per tipologia, e questo l'ha fatto molto bene Silvia. Io ho provato a immaginare
disegnare alcune differenze di spazio rispetto ai diversi ordini di scuola. Dichiaro un'ignoranza, come dire, personale rispetto soprattutto ad alcune sfumature, alcune necessità particolari della secondaria di secondo grado, vado meglio insomma sul primo ciclo, ma poi ognuno potrà lavorare sul suo livello. E questi spazi, di cui vi dirò tra un attimo, avranno necessità di turni e procedure, poi ci arriviamo, per la loro tenuta. Cioè, quando li abbiamo individuati, abbiamo deciso chi ci entra, che passaggio fa, dobbiamo decidere come si puliscono, come si gestiscono, questo è tutto quanto a cascata. Ecco qui che io ho immaginato, poi vado nella parte bassa, ipotesi di spazi e di argomenti, ma è proprio embrionale questo aspetto qui, nei diversi ordini di scuola. Allora, i bambini della scuola dell'infanzia, comincio dalle cose particolari, perché le classi, i cortili, gli spazi comuni e i bagni ce li abbiamo dappertutto. Alla scuola dell'infanzia si dorme, forse non si dormirà, io non lo so se si dormirà o meno, però questo è un tema, perché il dormitorio vuol dire brandine che si spostano, lenzuolini e compagnia bella. Nella scuola primaria abbiamo il tema, come dire, che so essere caro a molti, e sul torinese particolarmente sentito, della refezione. Per cui se mangiamo, perché questo non lo so, mangiamo in refettorio o mangiamo in classe. E questo, come dire, apre a tutta una serie di complessità anche di gestione dello spazio. Lo stesso dicasi nella scuola secondaria di primo grado, dove in più cominciamo ad avere dei laboratori magari di una certa complessità, per poi spostarci nella scuola di secondo grado, nella scuola secondaria di secondo grado, dove oltre alle mille sfumature, prima citavo appunto il collega che mi parlava della serra, che ha ragione, e nella mia mente ero arrivata alla cucina dell'alberghiero, ma alla serra, all'agenda agricola no, però ha ragione il collega. Sono tutti quanti aspetti, spazi che andranno rigovernati, anche perché in questo caso molto spesso i vincoli di presenza delle persone di movimento saranno dati da macchinari e strumenti che non sono mobili. Mentre io posso tranquillamente riorganizzare lo spazio di un'aula mettendo i banchi diversamente, spostandomi nel corridoio, se parlo di una cucina o di alcune forme di laboratorio, questo non si può fare. E quindi il flusso delle persone e il tipo di uso di quantità e di turni risentirà anche di questi aspetti che io devo leggere per poter poi andare a riempire quella mappa di dettagli. Per andare in basso, ciascuno di questi spazi necessita da parte nostra di una codifica di procedure. Cioè, da nostra, non noi dirigenti scolastici, ma tutto lo staff di persone di cui ci diceva prima Silvia. E ci vanno due tipi di procedure, quelle ordinarie, che dicono chi fa che cosa quando, utilizzando come e in che modalità, per cui tu docente quando entri cosa fai, dove vai, come ti sposti, e lo stesso tuo studente e tu collaboratore, amministrativo, preside, ma anche tutta la parte di procedure per l'emergenza, e cioè l'individuazione chiara di quando c'è un'emergenza. Allora, immaginiamo l'emergenza in questo momento non nell'evacuazione su cui siamo tutti quanti espertissimi, peraltro che forse anch'essa andrà un po' rivista in base a tutta questa nuova organizzazione, ma saremo di meno a dover scappare, quindi sarà facile di sicuro. Quale sarà il sintomo che ci dirà qui c'è un problema area COVID? Non parliamo dei... Quale sarà il sintomo? Questo ce lo dovranno dire dei sanitari. Allora, nel momento in cui verrà individuato, ci andrà una procedura per capire che cosa succede a quella persona, a quel gruppo, a quello spazio e con quale procedura si rientra nel canale della gestione ordinaria. Tutto questo gestendo due aspetti, uno che vi ho già detto e che ripeterò perché per me è assolutamente essenziale, viene dalla mia formazione, cioè l'impatto emotivo che questo ha, oddio c'è un malato nella mia classe o nella classe di fianco o nel bagno dove sono andato io, perché veniamo da questi mesi di preoccupazione ed è anche una preoccupazione sensata, ma il sentire delle persone secondo me avrà bisogno di più tempo, cioè non basterà un DPCM che ci dice adesso siamo tutti guariti, ha ragione Silvia, il rischio zero non ci sarà, e secondo me il rischio percepito zero ancora di meno, e quindi come dire, c'è sempre questo aspetto. E l'altro aspetto è l'equilibrio tra la gestione della privacy e dell'informazione, quanto io ti informo, in che modo, che sei stato esposto a una situazione, quanto invece tutelo il fatto che tu abbia diritto che gli altri non sappiano che ti sei ammalato. Quindi questi sono tutti elementi che andranno poi sgranati per le singole situazioni.
rapidamente e vado a terminare. Adesso questo io non lo vedo perché vedo i vostri volti, ma lo tolgo. Ecco, una piccola passaggio, ma come vedete questa, cioè come dire, i risultati e le domande di questa mappa poi vanno a collocarsi all'interno della matrice che Silvia ha disegnato. Che cosa fanno? Chi sono le persone? Che cosa fanno? Io le ho modellizzate in modo diverso. Ho immaginato un dirigente scolastico che definisce e coordina i processi e che si interfaccia con gli altri organi collegiali, il consiglio di istituto e il collegio dei docenti, per i loro aspetti di competenza, quindi l'organizzazione di erogazione del servizio sul consiglio di istituto con un passaggio sull'aspetto sindacale. E il collegio dei docenti... Elena, scusami tantissimo, ma noi non vediamo più il tuo... Non lo vedete più, fantastico. Dovresti chiudere solo lo schermo e rimandarlo. Ok, lo faccio subito. Prova. Ok, perché penso... Perché non scorre. Ok, allora allora resisterò al fatto che non lo vedo io. come dire, e lo dirò a memoria. Adesso lo vedete? Sì. Ok, bene. Perché avevo chiuso la visualizzazione dei vostri visi, se no non riuscivo a vedere io. Allora, dicevo... Allora, il coordinamento del dirigente con le rispettive competenze degli altri organi e poi di nuovo qui apre su questi argomenti che avevo piazzato all'inizio dall'altra parte sulle modalità didattiche. E poi, come dire, l'altro aspetto che è quello per poter organizzare poi concretamente gli spazi, gli arredi, anche i reperimenti di fondi, gli enti locali e, come dire, i riferimenti. In tutto questo restano delle questioni aperte. A mio avviso, che sono tutto il tema che va poi personalizzato ed è della gestione delle situazioni di criticità, l'ultimo punto che aveva segnato Silvia sulla tabella, quindi le situazioni delle persone più fragili. Abbiamo poi un tema di tempi, e cioè il fatto che un modello complesso come quello che emergerà dalla gestione della scuola che avremo nei prossimi mesi avrà la necessità di essere sostenibile nel tempo, quindi da tutti i punti di vista, organizzativo, di tenuta delle persone, emotivo, finanziario. L'impatto sociale delle scelte che prenderemo, perché io spero davvero che le scuole non siano lasciate troppo sole, perché l'autonomia è molto bella, ma come dire, fare scelte come tu resti a casa da scuola, perché ho valutato chi di quei 10 studenti che posso accogliere, che tra quei 10 tu non ci sei, ha un impatto importante e quindi in questo il coordinamento e il ragionamento fra scuole sui criteri al netto dell'autonomia secondo me è essenziale. Tutta la parte di stress lavoro correlato che governerà, no? Che intanto su di noi che dovremo pensare tutte queste partite, noi come gruppo di lavoro tecnico, ma anche poi su tutti gli altri ci sarà. E poi, e questo insomma è ancora un altro tema, immaginare che tutto questo andrà mediato dalla gestione di quando il personale sarà assente. Io, come dire, sempre pensando ai piccoli, per me non è indifferente se manca la maestra di scuola dell'infanzia o se manca il bidello che è alla scuola dell'infanzia. Questo per dirvi che, come dire, questo altro approccio complementare è quello che un po' rispecchia la differenza, no? Le differenze di visione, adesso posso toglierlo così, le differenze di visione, lo sguardo differente che ha fatto sì che a me e a Silvia venisse in voglia di confrontarci come dire, per poter insieme offrire uno strumento e trovare qualcosa che ci accompagni come dire, a leggere questa complessità e però insieme a trovare delle strade. Quindi questo era un po' il mio piccolo contributo. Silvia, se vuoi. Silvia? Sì, ci sono. Io direi che anche le ultime slide le abbiamo già dette tutte quante, perché volevano essere forse degli esempi, no? Ma che sono stati fatti mentre cercavamo di, come dire, di illustrare il nostro diverso approccio, no? Anzi, quando cercavamo di usare lo stesso strumento, a un certo punto abbiamo detto no, basta, ognuno deve andare per la propria strada, cioè stiamo parlando della stessa cosa, e questo ci è sembrato una ricchezza anche nei vostri confronti, no? Anche nei confronti di chi ci ascoltava, perché forse dando più strade ciascuno poteva trovarne magari una che gli era più, come dire, più vicina, e quindi magari essere realmente un po' di aiuto, ecco, con questa esperienza che noi abbiamo fatto. Tutto qua, grazie.
Io spero veramente che la vostra esperienza, il vostro lavoro possa essere utile a chi ha ascoltato e visto le slide. Io direi, abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti, si potrebbero fare tre domande proprio secche di questioni che vi sembrano immediate e rapide e poi do a disposizione la mia mail per raccogliere eventualmente altre questioni su cui si possa ancora lavorare e penso che potrebbero essere utili anche a Silvia Petrici e Elena Cappai perché appunto come è stato detto all'inizio questo è un'anteprima regionale del webinar che ci sarà il 21 nell'ambito di questi confronti che stiamo facendo di aiuto ai dirigenti, ma ne parlo dopo. Direi se qualcuno vuole fare queste domande secche e brevi, vediamo di dare subito una risposta e poi procedere come ci siamo detti. Dovete ovviamente attivare il microfono e potete parlare, se ritenete il caso. Che fettaccio che abbiamo fatto. Se faccio io una domanda per rompere il ghiaccio. Diciamo il ghiaccio. Allora, no, mi sembra che il lavoro sia sinceramente enciclopedico e da manuale, come diceva anche Matelda, perché dove tu hai un problema vai a cercare dove sei messo sulla mappa o dove sei messo sulle macro aree e poi vai a vedere lo sviluppo. In tutta questa cosa però, siccome anch'io come Silvia le mie ultime esperienze da dirigente in trincea le ho fatte alle superiori, mi domando, avete provato a pensare anche agli aspetti disciplinari? Perché alle superiori sicuramente se uno ha una mascherina più bella gli diranno mi fai fare un giro? Oppure chi cazzo se ne frega le mascherine? E andranno in giro esattamente come hanno fatto quei quattro deficienti che hanno fatto arrabbiare il sindaco Sala a Milano e che il giorno dell'apertura a lei tutti là a fare i milanesi imbruttiti a bere l'aperitivo. Ecco, però queste cose qua secondo me sono delle cose che fanno parte sia della questione della pancia, come avete giustamente e in modo popolare evocato, ma che in questo momento lo vediamo tutti i giorni in televisione, lo vediamo sui social, sono veramente incredibili. E quindi volevo sapere se in tutta questa modalità organizzativa avevate avuto anche il tempo di pensare a un lavoro con i consigli di classe, sia per i più piccolini che invece per i disgraziati delle superiori, la famosa età della stupidera, se in qualche modo avevate provato a mettere a fuoco anche questo argomento. Grazie. Quindi disciplina, organizzazione da questo punto di vista, dai consigli sino ai comportamenti spiccioli. Altre anche domande? Mi sembra che questa cosa qui, anche collegata alla didattica a distanza, già sulla didattica a distanza sono già state scritte tante cose, no? Di quelli che sembrano connessi, invece non sono connessi, di quelli che scompaiono e come faccio a recuperarli. E tra l'altro abbiamo visto dalle ultime dichiarazioni della nostra ministra Azzolina, possono addirittura diventare un elemento determinante per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, no? Prima tutti promossi, quindi nessuno promosso, perché le cose stanno così. Adesso invece apertura delle difficoltà appunto organizzative e altra domanda, però questa forse è una domanda che meriterebbe un webinar apposta, su una delle sollecitazioni che ci faceva Mena in uno degli ultimi direttivi nostri,
ma come riorganizziamo l'entrata a settembre? Per livelli di competenza, per livelli di conoscenza, o ritorniamo al vecchio stile militaresco dei coscritti? Quindi tutte le terze stanno con le terze, tutte le quarte stanno con le quarte, eccetera, eccetera. E questo qui è un altro bel argomento che però, ripeto, lo butto lì, ma credo che probabilmente dopo quelli sull'organizzazione potrebbe essere anche quello un argomento di grande interesse e di sviluppo. Basta, sto zitto. Se posso dire, io mi sono accorta che in tutti i temi che ci sono in gioco ce ne sono alcuni che possono già cominciare ad andare avanti per i fatti loro e alcuni che necessariamente devono aspettare. Intendo dire, tutta la questione del calcolo degli spazi, dei movimenti, del fatto che ci sia per esempio della segnaletica orizzontale nei corridoi, no? Per fare il flusso da una parte, il flusso dall'altra, cioè tutte queste cose qui, come dire, la parte, diciamo, ingegneristica della questione può andare avanti già per i fatti suoi, quindi questa qui è partita. Certamente c'è tutto quanto il fatto che lì dentro non è che io ho uno studente che lo imbullono poi alla sua sedia dopo che è entrato, no? E quindi questa qui è proprio una questione di realtà. E qui è tutto il tema della formazione, no? Tutto il tema della formazione e anche della responsabilità degli studenti. Per quanto riguarda invece la questione di chi facciamo entrare, ecco, io su questo, in questo momento, conto molto su un ritorno dell'esperienza fatta in questo periodo. Cioè io mi aspetto molto, chiedendo ai docenti, agli studenti, chiedendo proprio delle indicazioni di che cosa ha funzionato e di che cosa non ha funzionato. Come dire, se io devo scegliere di... Io immagino questo, che il momento in cui sono a scuola è come se fosse un momento, una perla, no? Una perla, quindi una cosa che non va un tempo che non va sprecato. Allora, che cos'è che io non posso non fare e che devo invece proprio fare in presenza? C'è un mio professore di matematica che dice: ah, ma in presenza io gli devo far fare le verifiche. Io non sono d'accordo su questo, perché in presenza non gli fai fare le verifiche, cioè non sprechi questo tempo perché devi fare il controllore, troverai un modo per far loro delle verifiche in modo che, no? Cioè, in presenza bisogna fare qualche cosa, che dare spazio a qualche cosa che davvero non si può fare diversamente, qualche cosa che dove è in ballo totalmente la relazione, quella relazione che c'è nella presenza e che non può esserci, ahimè, no? Anche nel vedersi. Anche se... l'esperienza ci dice anche che in questo periodo noi abbiamo conosciuto i nostri studenti per aspetti e anche quasi di più che se ce li avessimo avuto fisicamente davanti in classe, perché come dice la mia cara amica Filomena Zamboli, che so che da qualche parte è lì, dice: è come se fossero, li avessimo avuti tutti al primo banco, no? Come se fossero tutti lì al primo banco. E quindi abbiamo visto tutti questi... Ecco, io sto aspettando, prima di entrare nello specifico di questo che dicevi, Lorenzo, no? Ma chi, no? Cosa facciamo a scuola, che facciamo tutte le terze, tutto per livelli, eccetera, eccetera. Io ho avviato questo momento di ritorno dell'esperienza fatta fino ad adesso, che secondo me è una cosa preziosa che noi abbiamo e che è giusto tenere in considerazione, ci può dare delle indicazioni utili. Per sviluppare il nostro piano di rientro in condizioni un po'. Se posso condividere anch'io un pensiero, allora no, alla parte disciplinare non avevo pensato, però è sicuramente una riflessione interessante nella misura in cui potremo condurla immaginando di trasmettere ai ragazzi una sorta di etica della responsabilità, per cui farmi fare il giro sulla mascherina è interessante, ma come dire, magari porterà qualcosa di più, no, della riflessione, io spero, poi ci saranno sicuro, poi nella mia scuola sicuro ci sono quelli che vogliono fare il giro con la mascherina, però porterà, come dire, un pezzettino di consapevolezza un po' più alto
rispetto al devi ricordarti di portare la squadretta perché c'è tecnologia e non fregarla al compagno. Questo perché su questo devo dire che un po' di fiducia nei ragazzi io ce l'ho, perché questi studenti si trovano a vivere dei momenti, e penso appunto ai ragazzi delle medie, delle superiori in particolare, dei momenti particolarissimi della loro vita in una condizione eccezionale. Quindi anche, come dire, mi aspetto che una forma in qualche modo di riflessione, forzata o meno, sia entrata all'interno loro. Poi io lavoro in un contesto di fragilità sociale, per cui, come dire, ho dovuto discutere con i genitori che mi dicono perché non possiamo venire a scuola lo stesso, perché non sappiamo dove metterli, o mandare gli educatori a recuperare i ragazzi in strada la sera. Quindi, però come idea, cioè l'idea che questa generazione di ragazzi in realtà si sia trovata in qualcosa di assolutamente inedito, che noi non abbiamo neanche come esperienza di adulti sperimentato, in qualche modo io confido che porterà a una riflessione almeno su questi aspetti. Probabilmente continueranno a mandare a quel paese il professore, ma spero che insomma su altri temi disciplinari potremo riflettere. Ma io sono un ottimista inguaribile e non lavoro alle superiori, quindi sono due elementi che certamente mi portano a guardare avanti. Rispetto al chi rientra, sono d'accordo con Silvia sul fatto di dover fare un po' il punto su quello che è accaduto adesso. Nel primo ciclo devo dire che al netto di quelle che saranno le disposizioni di sicurezza e la fattibilità, l'orientamento è quello di cominciare dai piccoli e quindi di far cominciare i più piccoli, dove anche volendola fare fantasiosa, la didattica a distanza non permette l'acquisizione anche delle abilità strumentali. Io ho una maestra bravissima che ha fatto un video tutorial eccezionale su come voleva che i bambini imparassero a scrivere in corsivo, e io sono sicura che ci ha fatto un grandissimo lavoro, e poi mi diceva: ma io vedo quando mi fa vedere che impugna male la matita e non so spiegargli come si fa. E perché mi viene da dire, forse come impugna la matita lo devi correggere tenendogli la mano, perché spiegare anche a mamma, che magari è straniera, metti il pollice o po', cioè diventa una certa complessità e una competenza tecnica. Quindi stiamo pensando ai piccoli. Però il modello, come dire, la riflessione è solo all'inizio, quindi come per tutti noi. Chiedo la parola. Intanto, prego. Sono Ezio Delfino. Intanto ringraziarvi moltissimo, perché è quello che mi avete, come dire, testimoniato, è proprio un modo di concepire la professione di chi dirige. Chi dirige è chiamato al governo, altrimenti è meglio che cambi mestiere. Cioè chi è chiamato a un ruolo direttivo è chiamato a un ruolo di governo, no? E il governo appunto non è un comando, cioè non è una capacità di comandare, ma è una capacità di vedere. E sta innanzitutto nella capacità di una visione, no? E anche la mappa che avete presentato alla fine, oltre i vari passaggi, denunciano appunto una visione, no? E quindi una possibilità di autentico governo. E l'altra cosa che mi ha colpito molto, e vi ringrazio, è che avete anche indicato un metodo che qualunque dirigente d'ora in poi sul tema specifico di oggi può cominciare ad utilizzare, poi realizzandolo come vuoi o in altre maniere. Ed è il metodo di chi è di fronte a una complessità, persino un imprevisto, dopo l'attimo di sconcerto, comincia a invece a lasciarsi interrogare e viceversa comincia a scegliere delle domande giuste da porre alla complessità, no? Io credo che il metodo primo per governare la complessità sia quello di lasciarsi interpellare e viceversa imparare a porre domande giuste. E man mano che si cominciano a trovare delle mezze risposte, tornare alle domande, e così il quadro si completa. La sintesi che ha presentato Cappai alla fine mi ha dato proprio l'idea di questo work in progress, cioè di chi interrogando aggiunge un tassello, poi interroga, ne aggiunge un altro e riposiziona il primo, e alla fine appunto la visione si costruisce, cioè si pone, no? E l'altro aspetto che
mi sembra anche che avete indicato come metodo, è quello della mappatura, che personalmente ho sempre considerato un metodo utile, no? Prima di pensare a come fare, cominciare a ragionare su quello che si è fatto, fin dove si è arrivato, individuare degli snodi e da lì ripartire per una nuova mappatura. Quindi vi ringrazio molto per questi aspetti, perché prima ancora di un dettaglio, l'emergenza dobbiamo governarla con una visione, no? Che però è capace di arrivare fino a un dettaglio, cioè non è una visione filosofica o esterna, ma è una visione che ha dentro i due aspetti della sintesi e dell'analisi, no? Avevo due domande così piccole. Una è come puntereste, diciamo così, per far crescere la responsabilità dei soggetti che vivono a scuola, cioè dai bambini al collaboratore scolastico, eccetera. Sto parlando soprattutto degli interni, cioè lascerai fuori un momento i genitori, no? Cioè come puntare sulla responsabilità. Una soluzione potrebbe essere quella di guardare ai regolamenti d'istituto. Sicuramente bisognerà anche correggere o integrare i regolamenti d'istituto, ma penso anche sui bambini dell'infanzia, per esempio, aiutarli riconcependo tutto come gioco, da un certo punto di vista, cioè l'aspetto ludico, cioè di trasformare le responsabilità o recuperare le responsabilità attraverso il gioco sarebbe una cosa interessante. Sulle scuole medie, giocando invece sulla responsabilità che a quell'età si comincia a diventare una caratteristica della persona, il voler essere, il voler fare, il voler essere capo di qualcosa, e per le scuole superiori invece recuperando anche tutti questi atteggiamenti che andranno costruiti come consapevolezza, trasformandoli per esempio in percorsi di cittadinanza, no? Quindi anche in qualche modo valutabili, utilizzabili anche, no, nelle valutazioni sul comportamento o anche al momento dell'esame di Stato. Cioè la domanda era appunto su come si potrebbe immaginare anche di far crescere una responsabilità nell'autogoverno e nel governo di queste situazioni in tutti i soggetti, soprattutto nei ragazzi e nei bambini. Grazie. Posso dire cosa ho visto in questo periodo. Io sui ragazzi sono molto fiduciosa, nel senso che in questo periodo hanno dimostrato una tranne qualcuno, quella che c'è sempre, però una grandissima responsabilità. Lo dico perché, per esempio, per quanto riguarda i percorsi chiamiamoli di alternanza, percorsi per le competenze trasversali, mi ha molto colpito perché avevano iniziato un progetto Green Job, una classe quarta, e questo progetto era un po' un'impresa, come dire, un'impresa in azione, però che fosse sostenibile, avevano iniziato nel mese di ottobre, e quando si è chiuso tutto quanto non è che fossero così avviati, no? E il professore mi diceva, ma mi sa che non ce la facciamo a farlo, a finirlo. E invece è successo che si sono dimostrati molto più seri, molto più responsabili in questo periodo. Ieri hanno fatto la finalissima e hanno vinto, no? Hanno presentato questo servizio, praticamente hanno immaginato questa cosa. Per cui hanno veramente dimostrato hanno tirato fuori il meglio di sé, per cui io non sono così preoccupata per i ragazzi, perché appunto a partire dall'esperienza che abbiamo visto mi sembra che loro abbiano anche capito bene di che cosa si tratta, quindi io su questo sono così. Per esempio, quando veniva in mente il fatto di mantenere vivo il senso di appartenenza alla scuola, no? Pensavo che anche questo potesse essere un punto da cui partire, o no? Comunque da mettere a tema, no? Per far sì che tutti potessero anche vivere questa responsabilità e
e come dire, anche questa situazione, diciamo, di emergenza potesse portare frutto, ecco, come di fatto è stato in questo periodo. Io condivido quello. Allora, intanto grazie per le parole di apprezzamento e per il suggerimento straordinario del gioco della responsabilità alla scuola dell'infanzia, che è assolutamente, come dire, metterò in pista il prima possibile. No? Sono sicura che gli insegnanti avranno delle idee geniali. Sono d'accordo con quello che diceva Silvia, come già dicevo prima, sull'idea della... di una fiducia, no, nella responsabilità. Una cosa che, l'unica cosa in realtà a cui avevo pensato, ma tutti questi stimoli sono per ulteriori movimenti, insomma, per arricchimento, è quello di dire le cose a voce alta. Quello che ho visto funzionare, almeno nel mio contesto di lavoro, è che magari appunto in questo modo, in modo un po' dissacrante o popolare, diceva prima il collega, dire allora signori abbiamo tutti paura o siamo tutti preoccupati, dobbiamo insegnare delle responsabilità che forse non sono soltanto nostre, siamo arrabbiati con i colleghi che uffa sono ancora assenti e secondo noi è un imbroglio, non è vero, ma sono da un'altra parte. Ecco, tutte queste cose, così come molte altre, portano a trovare, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli, mai, come dire, sconfinando, però a trovare una condivisione valoriale e a fare massa critica rispetto a quelle che sono poi le situazioni di fragilità che possono essere in ciascuno di noi e in particolare negli studenti che sono, come dire, che sono in crescita. Poi sul fatto che questo tema dell'incremento di una responsabilità e di una responsabilità personale mi viene da dire molto ampia, quello che è stato il messaggio che è stato restituito in questi mesi anche agli studenti è stato: voi non solo siete responsabili di voi stessi, io e di, come dire, delle vostre azioni, ma con le vostre azioni siete un po' anche responsabili degli altri. Questo è davvero una spinta molto forte alla loro crescita personale. Io penso quante volte alle medie i ragazzini diciamo: guarda che compi 14 anni e diventi imputabile, eh? Guarda che poi, no, rispondi di quello con l'occhio un po' inquisitorio. In questo caso gli stiamo dicendo: non ne rispondi solo tu, ma tu hai un effetto diretto sulla vita degli altri. Quello che gli è stato chiesto di vivere è questo. Allora pensate a quanta fatica in parte abbiamo fatto noi a tenere tutta una serie di dinamiche e quanta ne faranno loro nel dover rientrare in un luogo, come dire, uno studente mi ha detto: preside, io non pensavo mai più di poter dire ho voglia di tornare a scuola. E io, come dire, mi sono fatta una risata, ho detto: vedi, io te lo dicevo che era bella la scuola, però è proprio vero. E nello scenario che ci stiamo immaginando, quello che vedranno non assomiglia a quello che noi immaginiamo essere scuola. Perché, come dire, io li guardo i filmati delle altre nazioni dove hanno ricominciato e un po' mi piange il cuore, no? Perché come tutti noi sono figlia e credo nella scuola, come dire, della socialità, del corpo, no? Dello spazio condiviso, dell'affettività. E tutti quanti, anche loro, saranno chiamati a fare una trasformazione. Ora, ecco, credo che soprattutto per i ragazzi, il potergli dire sono in difficoltà anch'io, è difficile anche per me. Io c'è un ragazzino disabile con un cognitivo alto che tutte le mattine mi veniva a trovare. Tutte le mattine mi veniva a trovare, io e Mirko ci abbracciavamo sulla porta e poi lui andava a scuola. Cioè andava in classe. Questa cosa forse, non lo so se sarà possibile, per la sua tutela più che altro, perché io Mirko lo abbraccio sempre volentieri, ma se non si può fare non si fa. Allora dire mannaggia, però è proprio difficile non poterci abbracciare. Questa è una cosa che secondo me potremmo fare e accompagnerà anche gli a che serve a una consapevolezza per noi, cioè riconoscere che la mia fatica di persona Elena è anche non poter abbracciare Mirko e nell'altro o non poter, come dire, in maniera adeguata urlare contro lo studente che mi ha fatto arrabbiare, perché con la mascherina quanto sono arrabbiata non lo vede, deve solo leggere lo sguardo. Ma anche, come dire, restituisce a loro il punto che su quella partita lì, quella della responsabilità, con tutte le differenze del caso, siamo tutti nella stessa barca. Cioè siamo in una barca di nuove responsabilità e consapevolezze. C'era ancora una domanda di Mondella Giuseppina, se lo vuole fare. Forse si è scoraggiata perché...
mi sembra che la Montella Giuseppina sia andata via. Saluto tutti, sì, spero di incontrarvi in un altro meeting. Ha alzato la mano più volte, ma non c'è stato modo di darle spazio. Io ringrazio tutti e immagino che le questioni sarebbero sollevate, sarebbero veramente tantissime. È possibile utilizzare il mio indirizzo mail di convocazione, che è bruno.stuardi@scuolacafasso.it. L'avete visto nella mail che vi ho inviato per i numeri della convocazione. Lascerei veramente aperto questo canale, ricordando che l'associazione di cui mi onoro di essere presidente regionale, e abbiamo avuto anche la presenza di Ezio Delfino, che è il nostro presidente nazionale, propone una serie di incontri. Intanto ricordo il sito www.disal.it, è molto aggiornato e ha tutta una serie di documentazioni veramente significative a riguardo delle problematiche della scuola. In particolare adesso sta proponendo questi incontri nazionali, ce ne sono già stati due, ce ne sarà un terzo il lunedì 18 maggio, organizzare le attività e il lavoro agile a scuola, e un quarto giovedì 21 maggio, che riprenderà i temi che abbiamo già incominciato a sviluppare adesso, con l'intervento di altre persone. Per iscriversi a questi webinar è necessario andare sul sito e fare l'iscrizione, cosa che consentirà anche di avere accesso ai webinar che si sono già svolti e quindi poter avere le registrazioni. Non ricordo altro, però il buon amico Lorenzo Caputo, gli chiedo di darmi una mano. Hai detto tutto tu, Bruno, per cui perfetto. Ci vediamo lunedì. A tutti i non associati che si sono iscritti e che avranno poi voglia di vedere i video e i materiali del laboratorio, io li pubblicherò sia, datemi un paio di giorni di tempo, che Silvia e Elena mi mandino il loro lavoro, in modo da poter navigare anche con maggiore tranquillità su quella bellissima strisciata che ha fatto la Elena, che mi è sembrata molto interessante, un bellissimo diagramma di flusso, e quindi avrete la possibilità di recuperare i materiali. E per quanto riguarda il video, adesso io lo spegnerò e vedremo su quale computer si è salvato, perché forse si è salvato sul computer di Bruno piuttosto che sul mio, ma d'altra parte siamo in learning by doing, e quindi anche per noi, come dicevate voi, è un'esperienza nuova. Vi ringrazio moltissimo. Ancora un grandissimo ringraziamento alle nostre relatrici e a tutti coloro che hanno partecipato. Buona giornata e buon lavoro per chi ritorna ancora dietro alla scrivania o dietro al tavolo di casa sua a compilare ulteriori diagrammi. Buonasera, grazie. Grazie molto. Buonasera, arrivederci. Grazie.